Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format che vorrei portare sul canale. Oggi andremo a fare una o due partite delle qualifiche di Weekend League, poi dipende da quanti gol andremo a subire. Perché? Perché per ogni gol che andremo a subire andremo a girare la nostra ruota dove ci sono scritti vari gusti da mettere sulla pizza. Tipo, facciamo una prova. Facciamo finta che noi in una partita subiamo 3 gol. Quindi andiamo a girare la nostra ruota che uscirà proprio, ecco qua, ananas. Quindi il primo ingrediente sulla nostra pizza sarà l'ananas. Andiamo a girare di nuovo. Gorgonzola, quindi già abbiamo due ingredienti stranissimi, ananas e gorgonzola. Giriamo per la terza volta, che sarebbe il nostro terzo gol subito, ed è peperoncino piccante. Quindi noi in seguito andremo in pizzeria a fare una pizza con ananas, gorgonzola e peperoncino piccante. Non è il massimo. Però, attenzione, noi sì, ogni gol che subiamo andiamo a rigirare la ruota, però abbiamo anche un bonus, che sarebbero i nostri gol fatti. Quindi per ogni gol fatto abbiamo un tentativo per poter rigirare la ruota. Quindi per esempio facciamo 3 gol, subiamo 2 gol, abbiamo 3 tentativi per poter rigirare la ruota per ogni gol subito. Quindi senza che ci perdiamo in chiacchiere, la ruota la rimaniamo qui e andiamo subito con la partita. Eccoci qua. Iniziamo con la prima partita. Questa è la squadra, non è chissà che, però ci accontentiamo. Vai. Lui che squadra? Beh. Ce la potremmo fare, vai. Speriamo che non è un player che passa solo, perché non li sopporto. E dai, vai Zanetti. Ma Zanetti, bravo. No. Ok, Diaz. Ok. Kimmich, Matthaus. Ok. Corri. Alan e Kur. Vai Holland. Vai Holland. Matthaus 1-0. Di tutto che facevo i passaggi e passaggini. George Best è incrociata di più. Ok, sì. Sì. Holland 2-0. Ragazzi, io vi ricordo che per ogni gol che noi andremo a fare, se uscirà un ingrediente negativo, ci darà la possibilità di poter rigirare la ruota. Bravo Kimmich, Zanetti, Holland. Mamma mia, calcio champagne, ragazzi. E qua dobbiamo andare a giocare lì Serie A. Ora passa, no. No, no, così, non si passa così. Bravo. Vai, San Massimè. Comunque Kimmich, tanta roba, eh. Vai, Holland. Vai, Holland. L'hai visto? Fuori gioco? No, ok. 3-0 e forse la quinta? La quinta? L'ha quittata. Abbiamo vinto 3-0. Quindi, se facciamo un'altra partita, se subiamo un gol, abbiamo fino a 3 tentativi per rigirare la ruota, per cercare di far uscire un ingrediente non troppo malvagio. La squadra no, non l'ho vista. Vabbè, non fa niente. Mamma mia, Zanetti. Best. Un movimento. George Best, subito 1-0. Quindi abbiamo fin qua, fino a 4 tentativi per poter rigirare la ruota. No? Dai. No, non è rigore. Ref, ma che fai? Oh, vabbè. Ti guardo. Ma wow, pure il rosso, e non ci voleva proprio. No, ma non ci voleva nemmeno questo rosso.
un gol subito per adesso e dobbiamo girare la ruota. Però, per nostra fortuna, abbiamo quattro possibilità per poterla rigirare. No! 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 Secondo gol subito, quindi due volte la ruota. Bravo! Vai, George Best! George Best! Testeghe! No! Corri Rubén Dias, non subiamo altri gol, non subiamo altri gol. Frate, te l'ho spostato il portiere qua. Ah. Questi autoblock. Bravo. Bravo! Sì, Jairzinho! Vai! E sono 5 tentativi per rigirare la ruota e questa partita l'abbiamo pareggiata con 1 in meno. Non posso attaccare con uno o due di loro. Mamma mia, San Maximin! 3-2 con un uomo in meno! Tentativi per rigirare la ruota e due tentativi per girarla. Bravo, bravo. Passala sempre così. Bravo, best. No, best. Mamma mia, questi passaggi fatti così a caso come li odio. Oh, Capdevila, no! Tre gol subiti, dobbiamo girare tre volte la ruota. Quanti falli dovevo fare? Bravo! Numero! Sì! No! Sì! Sì! San Maximin! 4-3! Sette tentativi per rigirare la ruota. Ok, butta la palla fuori, butta. Ok, fine primo tempo. Ragazzi, no kick off. Ok, bro. Tanto mo tu rientri. No, ok, non è rientrato. Vai, passalo, passalo. Passa la colgo della merda, bravissimo, complimenti. Su questo gioco solo così sapete giocare. 4 gol subiti. GG, mettiamo a DAB. Togliamo San Maximin. Mettiamo Abraham. Veloce, veloci ragazzi, veloci. Andiamo a vincere sta cazzo di partita. No, no, si è bloccata la linea, non ha fatto il passaggio. Andiamo a vincere sta cazzo di partita. Abra! Ma 92esimo! E si vince! Si vince Tammy Abra con un uomo in meno! Vai! Quindi ragazzi, ricapitolando, abbiamo subito 4 gol, però abbiamo ben 8 tentativi per poter rigirare la nostra ruota. Eccoci qua, andiamo a girare la prima volta ed esce peperoncino piccante. Io non so se voglio andare a rigirare oppure no. Che peperoncino piccante non è né un malus, ma no, non è nemmeno il top. Ma sì, va, andiamo a rigirare. Abbiamo 8 tentativi, quindi togliamo un tentativo. Nutella, vado a rigirare perché considerando gli altri ingredienti, quindi togliamo un altro tentativo e ne abbiamo 6. Crema di pistacchio, lo rimango. Quindi dobbiamo girare per altre 3 volte. Vai. Mela cotta. Rigiriamo e altri 5 tentativi per poter rigirare. Salame, ci sta, quindi abbiamo crema di pistacchio e salame. Dobbiamo girare la ruota altre 2 volte e abbiamo altri 4 tentativi per poterla rigirare. Ananas, direi proprio di rigirare, quindi togliamo i 4 e ne sono altri 3. Peperoncino piccante, vai giù.
peperoncino piccante con la crema di pistacchio, ma dove c'entra? Quindi togliamo 3, ne rimangono altri 2 e dobbiamo girare la ruota per altre 2 volte. Quindi con di vantaggio al finale. Vabbè, vai. Rigira, rigira, rigira. Alici, togliamo le 2, ne rimane ancora uno di tentativo per rigirare. Salame, quindi dobbiamo rigirare perché già è uscito. Mela cotta, quindi pistacchio, salame, mela cotta, no, voglio, rigiriamo. Quindi abbiamo finito i nostri bonus e dobbiamo rigirare la ruota perché con questo abbiamo consumato il bonus e rimangono altre 2 volte la ruota da girare. Alici, ma lo dobbiamo aggiungere per forza. Dobbiamo girare la ruota per l'ultima volta. Oh, Nutella! Mamma mia, quindi vai ricapitolando, dobbiamo andare a fare una pizza con crema di pistacchio, salame, alici e Nutella. Mamma mia, vai, però senza che ci perdiamo in chiacchiere, andiamo in pizzeria. Eccoci qua, siamo arrivati in pizzeria ed è il momento di fare la nostra fatidica pizza. Però, voglio, senza che facciamo la pizza grande, ho preso una pagnotta piccolina e quindi andiamo a stenderla subito, vai. Sempre il solito schiaffo, eccola qua. Quindi avevamo detto, ricapitolando, salame. Adesso la mettiamo in fondo perché gli altri ingredienti, essendo alici, crema di pistacchio e Nutella, li mettiamo tutti all'uscita. Vieni in forno, vieni. Sara, senti, ma visto che questa pizza la devi mangiare tu, no? Ma che ne pensi? Sto già disgustata prima di mangiarla. Il primo sapore, che Sto impatto? pensando alla Nutella con le alici. Tu la vuoi provare? A me? A Greco? Salame, alici, Nutella e pistacchio. Sono. Si gira short e disinvolto. Pronta? Pronto. Telecamera, me lo mantengo. Telecamera girl. Telecamera girl. Pronta? Vai. Morite? Ah. No, le alici col salame. Guarda, io ne metto giusto una, va. Che poi devi dare un morso che prende tutto. Quindi ne mettiamo una di alici, vai, sono buono. Quindi, pistacchio. Sara, tieni, tieni. Pistacchio. Quella non ce l'avevamo perché finita stavo mettendo un topping. Pronta? No. La Nutella era finita, abbiamo dovuto mettere il E topping. certo. Sei pronto? No, non sei pronto, però non fa niente, devi esserlo. A portafoglio. Vieni. Non ho il coraggio. Vai. Schifo. Ragazzi, lasciate like, lasciate un commento dicendo che altri ingredienti posso aggiungere sulla ruota. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ci vediamo in un prossimo video.